Nicola Cappellesso, vincitore dell'Unreal Side, ha messo in fila più di 200 players e direi una eccellente prestazione. Raccontaci un po' tu com'è andata. Diciamo che ho giocato abbastanza a caso. Che è un'ottima tecnica, devo dire, perché ho visto che quando mi impegnavo nel giocare riuscivo presto, allora ho pensato di fare un torneo giocando completamente a caso. Fatalità, sono arrivato primo, quindi penso sarà la strategia che userò anche nei prossimi tornei. In questo momento tutte le scuole di poker stanno chiudendo, i coach si stanno rotolando per terra, qualcuno si sta strappando i capelli, non io perché l'ho già fatto tempo fa, tu non lo fare che ce li hai, tienteli. Sarà contento il mio sponsor di sentire queste cose. Diciamolo, perché sarà una contentissimo. Bella, una bella figura. Assolutamente. No, sto scherzando, è stato un bel torneo. Ovviamente sono stato fortunato, perché per arrivare a un torneo bisogna sempre avere un po' di fortuna. E sono molto contento di questa vittoria. In heads up con un grande giocatore. In heads up con un giocatore che stimo moltissimo, uno dei miei giocatori preferiti, lo conosco bene, eravamo a pranzo insieme e sognavamo di arrivare heads up e ce l'abbiamo fatta. Quindi è stata ancora più bella la vittoria. Diciamo che stiamo parlando del grande. Stiamo parlando di Della Penna, un grandissimo giocatore. E stavolta sei stato tu a fare l'autografo a lui. Esatto, questa volta sono partito nettamente avanti in heads up, quindi ovviamente non si poteva molto giocare, non è valso magari chi era più forte o chi meno, però vincere in heads up con Della Penna è sempre una bellissima cosa, da morale, dai. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro... Non mi interessa sapere se ti sposi, sono affari tuoi, nel senso, il prossimo torneo... Non lo so, continuerò a giocare, forse la settimana prossima andrò a fare il Tana delle Tigri a Brno, ma non è ancora sicuro, adesso vediamo. Comunque, sicuramente ci sarà qualche torneo nelle prossime settimane. Salutare qualcuno? Saluto... Vai. La mamma, che è la festa della mamma oggi, quindi devo salutare la mamma. Bravo. Ciao. Ho sotto anche la mia. Grazie. Ciao.